Beh, intanto devo fare i complimenti io, avendo una resistenza, non so se è partito da quella resistenza, no, da quella partita militaritaria veramente. Allora, no, anzi, si può anche interrompere un pochino, perché sennò io non so voi altri, ma io sono diventato piuttosto antianotto, una resistenza limitata. Siete tosti, mi ha detto siamo tosti. Vabbè. Allora, intanto prima di tutto vi chiedo proprio questa cordialità. Senza una condivisione, senza una accettarsi reciprocamente, cosa volete che servono le chiacchiere di una persona? E allora, la prima cosa, volevo dirti grazie. Quando mi hai invitato Massimo, gli ho detto, ma io non mica niente da dire, ma vengo ad ascoltare volentieri. Ed è una cosa molto importante che state facendo, perché per due motivi. Il primo perché si sta parlando con persone eccezionali, però che rivendicano la normalità della ricerca della verità e dell'impegno per la verità. E allora sono persone esattamente come noi e il compito dobbiamo condividerlo, la prima cosa. La seconda cosa che mi è piaciuta e mi piace è che la parte dell'Asia centrale è per noi più sconosciuta dell'Africa. E allora credo che questo impegno sia un tassello estremamente importante per tutto il complessivo movimento d'Italia, che su queste situazioni e su queste regioni non facciamo un'attività particolare, anzi ignoriamo camminare. Quindi è un apporto positivo che viene dato a tutto il movimento. Io vorrei partire però con voi e condividere con voi, siccome abbiamo ascoltato fino a questo momento l'impegno di altre parti, adesso però io sono in Italia e allora io non posso scavalcare il fatto che in questo momento abbiamo la nostra democrazia in sospensione, che siamo dentro una compravendita di democrazia e che abbiamo bisogno. Io non lo so come la pensiate voi altri, ma siamo in una grande sofferenza. L'ultimo rapporto del Censis, dove dice che 2.200.000 giovani dai 14 ai 30, dai 15 ai 34 anni neanche cercano l'impegno, l'impiego, io non so come dirlo, però sento che siamo in una fase estremamente pericolosa, dove la televisione diventa quasi l'unico strumento di informazione e dove la società si rassegna a questa situazione di degrado e va avanti una concezione violentissima di potere, per un verso, è violentissima di forza, perché va avanti la forza, la violenza di chi è economicamente più forte degli altri. E noi guardate quanto è importante l'informazione, ne abbiamo ascoltato tutta questa mattina, l'abbiamo anche sull'altro lato, Wikileaks, quanto è importante l'informazione, stanno tremando tutti. Allora, io con voi vorrei condividere due o tre cose. La prima intanto, vi chiedo aiuto, non tanto, io come Chiesa penso che il Signore vuol bene a tutti quanti. Guardate, la più grande rivoluzione della mia vita è la rivoluzione del concetto di Dio. Prima pensavo io che avevo un paradiso per conto suo, stavo fuori dal pianeta, e che è venuto a fare un po' di robe qua, ma poi se n'è tornato su, e porta tanta pazienza finché mette poi le cose a posto, i buoni vanno in paradiso, i cattivi vanno in inferno. Questo Dio non è mai esistito. Quando ho fatto questa scoperta, che questo Dio non è mai esistito, ma che l'unico Dio che posso incontrare, con cui posso rapportarmi, e che in qualche modo si esprime dentro la storia, proprio dentro l'umanità di tutte le persone, allora non ho mai preteso una chiesa che sia una chiesa speciale, perché mi ritrovo con tutte le persone, a
anche quelli che sono in prigione hanno bisogno di essere trattati con grande umanità, rispetto e riconoscimento della loro grande dignità umana, e non messi là come delle sardine dentro a dei luoghi di contenzione dove non hanno nessun diritto ad esprimere. Questo Dio qua mi interessa molto, e su questo non è quello che butta fuori, non è quello che castiga i cattivi, è quello che invece si offre come possibilità sempre. E allora io non odio e nemmeno separo anche nella Chiesa quelli che stanno con me, vanno bene, gli altri vanno male, no? Però dobbiamo denunciare le cose, e in questo momento io chiedo un aiuto per denunciare con forza questa complicità con la corruzione ad altissimo livello anche nella Chiesa del Cardinale Bertone e del Cardinale Ruini, e le persone che ancora trattano i problemi come se tutti gli altri nella Chiesa fossimo soltanto delle pedine di cui possono disporre. Io a questa Chiesa non so come si chiede, ma denuncio che ho fatto, chiedo, ma per piacere basta, non battete le mani, non capite che... No, lo dico, sia perché per me è una grande sofferenza, è mica un piacere, sapete. È una vergogna, non piacere. E quindi, e non è un attacco alla persona, è un servizio alla verità. E allora dobbiamo aiutarci in questo, non tirare. E, come dire, tirar fuori, no, stiamo dentro, non fuori, dentro. E allora di denunciare queste cose con chiarezza, con rispetto alla verità, e anche però con le dovere alle persone, non fatica voglia. Io non lo so come si fa con le dovere alle persone di certo tipo, una fatica voglia, però la strada della verità può andare avanti se riusciamo a essere noi portatori sempre di umanità, anche quando gli altri umanità verso di noi non ne hanno mai. La prima cosa per me. La seconda cosa, ci sono situazioni nelle quali pensiamo sia impossibile modificare la realtà, fare verità. Lo dico perché abbiamo fatto un'esperienza dal 92 in poi che ci ha portati dentro alle situazioni di guerra, e la guerra è sempre vista come un qualche cosa che sta davanti a me, ma dentro alla quale io non posso fare niente. Pensate che Alex Langer, prima che partissimo per Sarajevo, è venuto a dirci: per piacere non andate a Sarajevo, perché se succede qualche cosa il movimento non violento torna indietro di 50 anni. E io gli ho domandato: ma la non violenza è un metodo che serve per tutte le vicende della storia o soltanto per quelle possibili? Perché se è così, la non violenza non è un metodo storico. E abbiamo fatto questo passaggio, e lì ho capito una cosa grandissima che mi viene fuori da tutte le testimonianze questa mattina, e cioè che a questo mondo c'è chi ha il potere e c'è chi porta il peso, c'è chi prende le decisioni e c'è chi subisce. È molto diverso leggere la guerra dalla parte di chi spara, invece leggere dalla parte di chi riceve le pallottole. Sono due punti di vista, eh? Sono due realtà diverse. Qual è la realtà che mi dà la verità sulla guerra? Se sto embedded sul carro armato di chi spara, o se sto dentro alla vita della gente quotidiana? Beh, io ho scoperto che a Sarajevo c'erano sì i cecchini, c'erano sì le granate in qualche momento, ma a Sarajevo c'erano 300.000 persone senza luce, senza acqua, senza gas e senza vetri a 20 sotto zero. E ho scoperto allora la realtà dalla parte di chi porta il peso. Se noi ci aiutiamo a dare importanza a tutte le persone che portano il peso, anche le ultime che vengono tagliate fuori, anche da noi qualche volta, beh, ecco, la realtà cambia ed è una verità diversa.